Tele Due Ruti, una televisione monolocale, Peter Del Monte, virgola, regista. Peter, io ho nostalgia degli anni in cui il cinema poteva consentirsi una sintassi libera, anche delle cose dissennate come i film di Yangso, te li ricordi? O di Araballo, addirittura La montagna sacra di Jodorowsky, quando era possibile, come dire, l'invenzione. E tu sei inventore dal punto di vista linguistico, quindi dimmi perché siamo arrivati a questo punto in cui l'unica sintassi consentita al cinema è quella hemingwayana, punto virgola punto, la semplificazione americana. È che un po' perché purtroppo il giornalismo si è appropriato del cinema, no? Per cui si parla di quello che in qualche modo interessa al gazzettiere, come diceva Carmelo Bene. E allora il socialino, sempre per dirla con Carmelo Bene, la vince, no? E, insomma, una volta un regista poteva dire: io ho fatto un film perché ho visto una donna camminare su un ponte, a un certo punto è arrivata una folata di vento che l'ha portato via il fazzoletto, e su questa immagine nasceva un film. Sulla nuca, la visione di una nuca, io esatto, mi sono trovato a dire. Esatto, oggi invece nessuno ti dirà mai che ha fatto un film per questo motivo, ha fatto il film perché a monte c'era una indignazione riguardo a un fatto, quindi tutta roba giornalistica. Questo ci impoverisce. Certo. Quando a me chiedono vai al cinema, io rispondo: l'ultimo film che ho visto è Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo. Tu dici? Io rispondo sempre così. Sì, do questa risposta che è una risposta provocatoria. Ah, ecco, spero che non sia... Non è così, però il mio desiderio è quello di tornare a vedere un cinema inutile. Nel quale possa parlare anche semplicemente la visione di una nuca ripresa da dietro. Esatto. Che dobbiamo fare? Dobbiamo resistere? Io credo che ci sono dei cicli e si ritornerà per forza di cose a quella roba lì in un qualche modo, perché il cinema deve pescare lì dove le altre scienze non ci arrivano, è una sonda che arriva lì dove queste scienze non possono arrivare. Deve carotare l'indicibile. Esatto, l'indefinibile. L'indefinibile. Peter Del Monte, Tele Due Ruti, una televisione monolocale. Grazie. Ciao.